Tableau. What happened? Ciao, io mi chiamo Davide e partecipando al bando Ritorno Subito dell'anno scorso sono riuscito ad andare alla Scuola Nazionale di Cinema di Buenos Aires. Sono Alessandra e ho svolto la mia formazione all'estero a Buenos Aires, in Argentina. Sono Veronica e ho fatto la prima fase in Argentina. Che lavoro volevi fare da bambina? Che lavoro fai? O tenti di fare ora? Fin da bambino il mio sogno è stato quello del cinema, quindi della comunicazione e non me lo ricorderò mai. Da bambina ho sempre sognato di fare l'artista. Adesso sto cercando di entrare nel mondo della fotografia e del montaggio video. Hola, soy Marco. Io da piccolo volevo fare il mago. Adesso sto provando a far funzionare la mia piccola casa di produzione video indipendente. Ho partecipato a Torno Subito 2015 perché mi sembrava un'opportunità per formarsi professionalmente in una scuola non accessibile proprio tutti i giorni. Ho visto in Torno Subito 2015 l'opportunità e l'occasione di poter rientrare nel mondo del cinema e del video. Ho partecipato a Torno Subito 2015 perché volevo migliorarmi nel mio settore, quello della post-produzione e del montaggio video. Ho partecipato a Torno Subito per approfondire il mio percorso studi e perché mi piace viaggiare. La cosa più importante che ho imparato durante il viaggio è stato di non partire mai con preconcetti e idee formate. E la cosa più bella che ho vista è stata la cooperazione all'interno della scuola. È stato contare molto su me stessa e sulle mie capacità. E la cosa più bella che ho visto sono stati gli autobus sempre in orario. È stata sicuramente che non bisogna avere paura di attraversare i confini del proprio paese, i confini della propria quotidianità. Portata in Italia! Onestamente, in Argentina credo di non aver lasciato niente. In Italia mi sono portata un'esperienza. In Italia mi sono portato sicuramente un bagaglio di conoscenze che ho già iniziato a spendere nel mondo del lavoro. Ho riportato in Italia, oltre a questo, tante nuove conoscenze, tanti nuovi amici e colleghi, perché no? Che cosa hai portato dall'Italia? Mi sono portato questo bellissimo cappello. La voglia di non rimanere incastrato nella quotidianità, ma di sperimentare, viaggiare, costruire, cambiare ogni giorno. In Argentina si mangia molto bene la carne. Non è che si mangia la pasta come noi, non è una dieta mediterranea, però tanta carne. È quella che mi piace tanto. Come si mangia in Argentina? Allora, per me benissimo. A lei è andata un po' male perché è vegana. In Argentina si balla ovunque, è la patria del tango. Sì, se baila il tango, se baila la dance, se baila tutto il mondo, tutta cosa... Muy rapido. A Cuba si balla molto, soprattutto la notte, il giorno, il pomeriggio, sempre praticamente. In Argentina ballano tutti e oltre al solito tango, visto che si sta sviluppando anche molto la cultura dello swing. Sei andato a ballare swing? Io? Sì, tutte le sere. Allora, diamo un voto a questa esperienza. No. Va bene, dai. Dai, 9 meno. Se dovessi dare un voto io darei un 7,5 perché ambisco sempre alla perfezione. Ti ambisci alla perfezione? Beh, io penso che un 8 sia assolutamente... meritato. Secondo me è riduttivo dare un voto a un'esperienza del genere, però se lo dovessi proprio dare, 10. No, se dico 2, che succede? Se dovessi scegliere una parola per descrivere questa esperienza, credo che sceglierei insospettabile. Formativa. Illuminante. Una parola. Dale. Mucho amor. Muy caliente. Confini. Tumbao. Formativa. Inaspettata. Equilibrio. Stupenda. Una parola per descrivere la mia esperienza. Top. Proteica. Riempitivo. Interessante. Rigenerante. Un po' da vecchio rigenerante. No, dai, ci può sta. Una parola... Corazon. Torno Subito 2016, sì, sicuramente lo rifarei perché è un progetto unico. Sì, lo rifarei molto volentieri se potessi. Di sicuro rifarò il bando Torno Subito. Sì, rifarei Torno Subito, indubbiamente. Magari scegliendo un percorso di lavoro invece che un'esperienza formativa. Rifarei sicuramente Torno Subito e credo che lo riproverò anche quest'anno. Noi lo rifaremo subito!
Rifarei molte volte Torno Subito, scegliendo poi ogni volta una tappa diversa, che è questa la cosa bella. It's not weird when you walk out the door. We could meet up tonight like we did before. I'm in disbelief. Hey-oh. You came home. Hey-oh. Me.